Bentornati. Eccoci qui dopo una lunga pausa. Diciamo interviste varie, però abbiamo inondato il web di interviste a chiunque. Mentre noi eravamo sparpagliati per l'Europa. Esatto, abbiamo dato un contributo all'inquinamento questo mese assolutamente enorme. E siamo arrivati alla puntata numero 25. Quindi e oggi la puntata è intitolata Ciubecca. Ciubecca. Perché proprio oggi, quando la giriamo, abbiamo avuto la notizia che l'attore che interpretava Ciubecca, il copilota del Capitano Solo, Peter Mayhew, è morto. Purtroppo è morto. E quindi Ciubecca. E visto che parliamo di Ciubecca, parleremo di due cose questa volta. Di giubbetti, come si vede un po' dalla mise. E quindi Gilet Jaune, Marco. Sì, Gilet Jaune. E partiamo anche con uno spot pubblicitario. Consigliamo vivamente questo libro, edito dalla Manifesto Libri, e con pezzi di vari autori sull'esperienza dei Gilet Jaune, con saggi di differente livello, ma estremamente interessanti, con tutta una serie di informazioni che normalmente sulla stampa non girano. Quindi cominciamo, Marco, volevo fare una cosa un po' pedagogica, nel senso che se uno guarda la televisione italiana si vede solo il poliziotto che martella il Gilet Jaune. Solamente una piccola annotazione: il TG2, che è particolarmente filogovernativo, logicamente poi parleremo degli incidenti del primo maggio, ci è andato giù pesante contro la polizia, perché contro Macron, che come dice la Meloni, vuole prendere le misure delle zucchine che peschiamo. Le famose zucchine del mare, che in siciliano si dice in un altro modo, ma insomma lasciamo perdere, e chi lo sa lo scrive nei commenti come si dice in siciliano la zucchina di mare. Cominciamo dall'inizio. Allora, questo movimento, che è caratterizzato fondamentalmente da un giletto giallo, un gilettino giallo come questo, ha cominciato a presentarsi sulle scene, sulle rotatorie, poi alla fine, ormai da 20 rotti settimane, insomma, più o meno è, insomma, coevo delle frit. E hanno un appuntamento settimanale che spazia dalle grandi città alla Francia profonda, ok? E si caratterizza su questi giubbetti, fondamentalmente c'è un messaggio scritto dietro di solito, e quindi all'inizio tutti molto incuriositi hanno cercato di capire se questi si organizzavano, se non si organizzavano, quando si organizza. Quello che è venuto un po' fuori è che questi hanno un modo di organizzarsi completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Si auto pubblicizzano utilizzando i social network, e quindi non c'è un ufficio stampa, non c'è un'organizzazione dei cortei. E per che cosa hanno cominciato a fare tutto sta ambaradan? E per il costo della benzina, perché Macron ha detto una tassa per l'ecologia, bisogna aumentare il prezzo della benzina. E che detto così, che siamo in onda verde in questo periodo, ti dicono, cioè, bravo Macron, che cosa vogliono questi gilet gialli? E invece il ragionamento, Marco, è diverso, no? Esatto. E fra l'altro questo movimento nasce nella Francia profonda, non nelle grandi città. E c'è i gilet gialli perché proprio appunto si concentrano con appuntamenti e blocchi stradali sui rond-point, le rotatorie. E quindi col gilet giallo, perché quando stai in mezzo alla strada devi avere il gilet giallo. Perché si combattono contro l'aumento del prezzo della benzina? Perché sostanzialmente 20 anni di tagli ai servizi pubblici, allo Stato sociale, hanno prodotto una situazione per cui nella Francia profonda questi lavoratori, per andare a lavorare, devono andarci in macchina. Statunitense proprio. Esatto, questi lavoratori spesso e volentieri sono occupati in queste cattedrali nel deserto, che sono questi orribili centri commerciali. E come ci vanno? Ci vanno con la macchina. Quindi un aumento della benzina fatto in questa maniera diventa un vero e proprio attacco ai salari, che già non sono particolarmente brillanti. E questo ha scatenato un meccanismo di conflitto sociale estremamente interessante. Conflitto sociale, come dicevamo, diverso dal solito, perché qui
si parla di, come dire, effetti sullo stile di vita, sulla vita. Perché se io devo spendere 300 euro al mese di carburante e ne guadagno 900, la bolletta non la posso pagare, la casa non la posso pagare. Quindi questo focalizzarsi realmente sulle cose che impattano la propria vita ha messo insieme anche una roba un po' composita, no? Sì. Sulla televisione francese spesso si accomuna, per criticarli ovviamente, il fatto che ci siano elettori di estrema sinistra, di estrema destra, elettori che non vanno a votare da un sacco di tempo, cercando di creare un po' lo stereotipo degli estremisti che vogliono fare solo un po' di gran confusione. E quindi... poi tutto il gioco sugli scontri, esatto, a Parigi, che però sono nel mondo della comunicazione visuale, sono quelli che creano attenzione. Esatto, perché fondamentalmente finché non hanno fatto lo scontro non si è filati assolutamente nessuno. E soprattutto poi, avvenuto lo scontro, il governo francese, Macron, pronunciamo questo nome, e ha provato un po' a prendere tempo, ha cercato, come dire, di fare un po' di melina. Il dibattito aperto nella Francia. Esatto, lo slogan, esatto. Siamo all'ascolto. Quindi, nel frattempo Macron temporeggiava sulle proposte, no? Sì. E allora la benzina sì, la benzina no, ma adesso ci pensiamo, sì, eccetera. Sì, è tornato indietro sull'aumento dell'accisa, che quindi è prezzo della benzina. E visto che i Gilets Jaunes ogni settimana, come dire, si presentavano capillarmente e la polizia tiene conto delle decine di migliaia di persone che si presentano ai rond-point e nelle grandi città, a un certo punto Macron si vede costretto a tentare di concedere qualcosa da un punto di vista economico, no Marco? È una delle piccole cose che ha concesso, nel senso non piccola, molto importante, però bisognerà vedere, perché ci sono una serie di punti che forse mettono in discussione questa concessione. È tornato indietro rispetto all'indicizzazione delle pensioni. Esatto. Però la risposta dei Gilets Jaunes alle prime, diciamo, i primi cedimenti del governo francese è stato: non ci basta. Esatto. Dobbiamo continuare, questa cosa per noi ha un effetto minimo. Quindi la cosa, dico una cosa personalissima, la cosa che stupisce molto è che è un nuovo modo aggregativo. Persone che non hanno mai fatto, non si erano mai attivate per nessuna, diciamo, mobilitazione, eccetera, ha trovato un nuovo modo di vivere quasi, no? Di socializzare sui rond-point. Cioè, nel libro ci sono queste descrizioni molto belle di persone che hanno trovato quasi una famiglia, no? Sì. Cioè si solidarizza, tu che problemi hai, io ti aiuto. E l'ultima cosa che volevo dire è che, perché uno dice, ma insomma le organizzazioni sindacali, partiti, come fanno, con chi vanno? Ci sono state, ovviamente, essendo un movimento molto composito, le letture sono le più varie, le più vaste. Ci sono l'estremo da una parte, no, sono tutti dell'estrema destra e quindi è un movimento conservatore perché va contro i sindacati, dall'altro, ah no, ma ci sono un sacco di persone di estrema sinistra, ci sono, vedi, i giubbetti coi simboli, ecco, insomma, personalmente io credo che un movimento così composito non sia veramente così facile da categorizzare, non è neanche facile da cavalcare. E quindi all'inizio Marine Le Pen, la super presidente galattica di questo dell'ex Front National, che oggi si chiama in un altro modo, Rassemblement Nazionale, ha tentato di, come dire, di cavalcare in chiave anti-Macron. Esatto, anche perché in Francia in genere, diciamo, storicamente chi va contro le tasse sono quelli di destra, cioè, sì, una lotta del partito conservatore, diciamo, francese. E subito, diciamo, in diverse situazioni, è stata sbugiardata da diverse assemblee locali. E perché sulle tasse la cosa interessante è che il movimento dei Gilets Jaunes non è contro le tasse, non è per la flat tax, esatto, alla Salvini, è per aumentare le tasse ai ricchi. Esatto. Quanto di più contrario a quello che da 40 anni la destra e anche la cosiddetta sinistra convertita sulla via di Damasco del liberismo, continuano a ripeterci che abbassare le tasse è l'unica maniera per rilanciare l'economia.
con questa famosa teoria dello sgocciolamento, no? Se facciamo diventare ricchi ancora un po' più ricchi, qualche cosa gli casca, gli esce dalla borsa. In mezzo siamo rimasti in mutande, nel frattempo non è rimasto niente. La battaglia contro la benzina è una classica, contro l'aumento del prezzo della benzina, è una classica battaglia contro la fiscalità indiretta, che è terribile, perché la fiscalità indiretta, come l'IVA, colpisce tutti indiscriminatamente, che tu sia ricco o che tu sia povero. E l'ultima cosa, tutti stanno guardando, visto che adesso ci sono le elezioni europee, tutti pensavano, ma adesso questi si organizzano, fanno il partito. Sì. Allora, piccole frange hanno provato a fare questa cosa qua. Quelli che si sono incontrati con 5 Stelle. Esatto, sostanzialmente. Quattro che sono incontrati con 5 Stelle. Per tirare un po' la riga, è che questo movimento non è schematizzabile, non è... Al momento non è facile da, come dire, da comprendere come si organizza, perché si organizza in maniera assolutamente diversa da quello che abbiamo visto negli ultimi forse 30-35 anni. Comunque, per ora, l'ultimo segnale che abbiamo avuto è stata, dopo le concessioni di Macron, è stato un inasprimento del comportamento della polizia, e il 1° maggio le cariche poliziesche sono state durissime anche nei confronti del corteo della CGT. Sono stati denunciati aggressioni selvagge, l'uso di proiettili pericolosi. La polizia macroniana è en marche, come il suo partito, sulle persone che protestano. Nell'attesa di intervistarne uno, un gilet jaune direttamente, questo è un po' il nostro punto di vista sulla questione. Detto questo, chiudiamo qua, Marco, la puntata breve, specifica su questi punti, e niente, condividetela e ci aggiorniamo la prossima settimana. A presto. Ciao ciao.